Ciao a tutte e benvenuti in un nuovo video. Finalmente sono qui a registrare un video in questa postazione, che ho anche un pochino aggiustato, anche se lì c'è un buco. Ma stay tuned che presto sarà riempito. E oggi sono qui per mostrarvi tutti gli acquistini che ho fatto mentre ero su a Milano e gli omaggi e i prodotti che mi hanno dato da provare in occasione del Glamour Beauty Show. Vi ho già caricato un video che se non avete visto vi lascio qui o qui sulla i che si aprirà, che apparirà, e appunto il video in cui vi ho portato con me al Glamour Beauty Show. Non sono riuscita a fare un vero e proprio vlog, ma ho cercato di portarvi con me e di farvi vivere un po' l'esperienza che è stata per me il Glamour Beauty Show a Milano. È stata un'esperienza fighissima, ho avuto l'opportunità di conoscere persone, di conoscere beauty reporter, di conoscere make-up artist delle aziende che erano presenti lì all'interno. Non ve le dico tutte perché sicuramente me ne scorderei qualcuna, ma facevano provare i nuovi prodotti, c'erano attività carine come ad esempio da Lancome c'era Virgola, una vignettista illustratrice, non vorrei dire una cavolata, molto conosciuta su Instagram e bravissima, che faceva il ritratto, non proprio il ritratto, faceva la vignetta alle persone che volevano. Ad esempio da Dior c'era una cabina per farsi le foto, e vi farò vedere anche le foto se le trovo, credo siano nella borsa, ora le prendo. E insomma c'erano delle attività carine, interattive, molto partecipative, e in più davano dei campioncini e da Fito anche dei prodotti in full size da provare. Quindi bando alle ciance, vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato e ricevuto al Glamour Beauty Show e in giro per Milano. Ho messo tutto all'interno di questa borsa, che è la borsa che mi hanno dato quando sono arrivata lì agli accrediti in quanto beauty reporter. Beauty reporter vuol dire, non so per chi magari di voi ancora non lo sa, vuol dire che scrivo per il portale web della rivista Glamour. Appunto questa questa borsa di tela nera con le spilline simbolo del Glamour Beauty Show, e all'interno c'era l'omaggio che io amo alla follia. Veramente è stato tipo un amore a prima vista, questa super felpa con l'occhio, appunto il simbolo del Glamour Beauty Show in fucsia. È una felpa nera, hanno azzeccato anche la taglia perché è una M, e appunto qui dietro c'è scritto lo sponsor e Glamour Beauty Show. E la amo, è nera, non avevo una felpa nera ed è caldissima perché è super imbottita dentro. E nulla, cioè mi sono innamorata, mi piace troppo. Passo a farvi vedere prima le cosine che ho acquistato io e poi passiamo agli omaggi e ai prodotti che ho ricevuto al Glamour Beauty Show. Finalmente ho trovato la mia gonna plissettata. Yes, ancora ero senza e non si poteva sentire questa cosa. L'ho acquistata da Zara all'angolo in via Torino a Milano. Ormai sto diventando pratica di Milano, state attenti che potrei sbucarvi lì ogni weekend. Ed è di Zara Trafaluk, ed è appunto questa gonna plissettata grigia della misura midi, che è la misura che amo di più sia per le gonne che per i vestiti, e riprende proprio uno dei must have trend di questa stagione, quindi i plissé e anche un pochino laminata. Ora in video sembra molto molto più luminosa di quello che poi in realtà è un pochino più spenta. Ed ha un bel tessuto pesante, quindi sta bene addosso ed è anche calda. Portata con delle calze pesanti e degli stivaletti o anche delle semplici Stan Smith o Superstar. Una mallettina o un maglioncino all'interno è top, veramente. È uno di quegli outfit particolari, però che si fa veramente con pochi pezzi. Questa qui ho acquistato una M e l'ho pagata 30€, 29,95€, che non è assolutamente tanto. Partiamo poi con la fiera dei maglioncini, da Stradivarius. Mi sono comprata questo maglione che non è nulla di speciale, ma niente, io ormai sto amando il grigio, ebbene sì, nero ti sto un po' abbandonando per una tonalità molto più viva, sicuramente, il grigio. E appunto questo maglione super caldo, super lungo, che fa un po' barbona, è un po' uno di quei miei look da scappata di casa, che però mi piacciono tanto, mi tengono tanto caldo. La particolarità, tra virgolette, di questo maglione è che ha una manica con le righe in orizzontale e l'altra manica con le righe in verticale. Non lo so, mi piaceva particolarmente, è bello lungo. Se siete magre e audaci potete anche portarlo con i pantagollante perché copre tranquillamente tutto quello che c'è da coprire. E c'era solo in grigio. Questo qui è una S e l'ho pagato sempre 29,95. Sono andata poi in un negozio un po' particolare. Ecco qui, sono andata da Kilo Fashion, che si trova sempre in zona Duomo a Milano. Io non credo che qui a Roma ci sia, o perlomeno io non ho mai sentito parlare, non ci sono mai stata. Praticamente vendono capi di abbigliamento in stock di grandi marche,
ma anche marche un pochino più piccole e accessibili, cioè da Trussardi e Armani a marche un pochino più accessibili, e vendono le cose al chilo, quindi ogni capo ha un cartellino con un numero e con scritto quanto pesa quanto costa questo capo al grammo. Ad esempio questa mi sembra venisse 5 centesimi al grammo. Aspettate, forse c'è scritto. Ecco, facciamo prima. C'è scritto che viene 3 centesimi al grammo e tasso 32, che è il tasso che dovete andare a pigiare sulla bilancia. Quindi prendete il capo che avete scelto, lo mettete sulla bilancia, pigiate il tasso 32 e vi esce, come per la frutta e verdura al supermercato, questa etichetta adesiva da appiccicare. In più c'è l'etichetta del capo nuovo, questo qui è della London Look e generalmente questo maglione veniva 38 euro, invece io pesandolo l'ho pagato 12,78 ed è proprio, gridava Arianna sono qui per te. Sempre per la fiera dei maglioni caldi e comodi, questo è un pochino più particolare, però aspettate che levo l'etichetta. È nero ed ha appunto sempre lungo, comodo, caldo, ma ha la particolarità di avere questa catena qui sul davanti, la catena con il nastrino intrecciato. Avevo paura sbeccasse perché la catena è un po' pesante, però in realtà sta molto bene addosso, non fa questa cosa di pesare, di rendere lo scollo brutto. È veramente carino, è sicuramente tutto sintetico anche questo maglione, però era carino lì, è il concetto di questo negozio, c'erano veramente tantissime cose ma io avevo pochissimo tempo. Sicuramente riandrò a Milano, sicuramente riandrò in questo negozio. Sempre in via Torino a Milano sono incappata nello Stornix e ho fatto un pochino di danni, diciamo che mi sono contenuta. Mi sarei comprata letteralmente tutto. Era la prima volta che entravo in un negozio NYX così ben fornito. L'unica volta che c'era entrata in un store NYX era all'apertura dello store qui a Roma, no, a Porta di Roma, ma c'era veramente il delirio e non ero riuscita a comprare nulla né a guardare bene i prodotti. Questa volta mi sono dovuta contenere, mi sarei comprata tutto, ma proprio tutto. La prima cosa che ho acquistato è stata questa NYX Lingerie per gli occhi ed è questo colore qui, che è lo 05 Night Glow. È un colore molto molto naturale, appunto sono degli ombretti fatti con questa formula cremosa ed hanno l'applicatore come fosse quello di un lip gloss. Ho preso questo colore naturale più che per me, diciamo per lavoro. L'ho testato su di me stamattina e non lo so, devo continuare a provarlo per dirvi la mia. È luminosissimo, come vedete è un colore naturale ed è sfumabilissimo perché va da un'intensità piena e si può sfumare fino a diventare veramente trasparente e solo luminoso, ed è un color taupe marroncino, un colore comunque molto portabile. Non lo so, ho un po' di perplessità su questo prodotto, non so se ho sbagliato il colore, mi ha fatto un po' una reazione strana su di me, quindi se ci tenete a sapere come la penso lo testerò meglio e poi vi faccio un video a proposito. E poi ho acquistato due NYX Liquid Suede, non ne ho idea. Ne avevo già una che era la tonalità Bordeaux, però mia mamma è cascata su questa. Ebbene sì, l'abbiamo comprata insieme, in realtà poi la utilizzeremo tutte e due. Io sono cascata su un colore molto 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 particolare. Ve l'ho mostrato in anteprima su Instagram Stories e non a tutte è piaciuto. Partiamo dal Bordeaux. Questa qui è la tonalità numero 03, Sherry Skies. Vi faccio uno swatch senza sporcarmi il maglione magari. Questo è un colore di quelli pazzeschi veramente. Eccolo qui. Lo devo ancora provare sulle labbra questo. Invece quest'altra l'ho provata sulle labbra ed era la tonalità numero 20. Ed è veramente pazzesco come colore. Alcuni mi hanno detto un po' halloweenesco, io in realtà lo volevo portare tutto l'anno. Penso mi stia molto bene come colore, nonostante sia particolare. Però sicuramente è un colore da saper portare. È questo viola scurissimo che di sera o con le luci non sparate come queste che ho in video, sembra quasi nero. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, lo indosserò sicuramente in uno dei prossimi video perché mi piace da morire. Passiamo ora ai campioni e agli omaggi che ho ricevuto in occasione del Glamour Beauty Show. Prima fra tutte vi voglio parlare di questo prodotto qui, perché me l'hanno fatto provare lì allo stand e mi hanno dato poi questo sample che è da 50 ml e mi sta piacendo da morire questo prodotto. È un acqua detergente essenziale della Bionike, non saprei, per pelli ipersensibili e intolleranti. Non è un'acqua micellare, perché non so se notate, non è liquida come l'acqua, ma non ha neanche quella consistenza così cremosa e corposa come quella di un gel.
È una consistenza a metà tra l'acqua micellare e il gel detergente. Può essere utilizzato con i dischetti di cotone e non deve essere risciacquato. Io l'ho utilizzato per rimuovere anche l'eyeliner sugli occhi, che è uno di quei prodotti un pochino più ostici da rimuovere. Ed anche le mie 2-3 passate di mascara non è che siano proprio facilissime da togliere. Ci ha rimosso anche la tinta labbra, quella viola, quindi super super promosso come prodotto, non lascia la pelle appiccicosa, ha una buonissima consistenza e un'altissima tollerabilità, perché io, come vi ho detto più volte, ho gli occhi particolarmente sensibili e non mi ha bruciato per niente. Il prodotto in full size, quindi da 200 ml, viene intorno ai 13 euro. Sono già andata a dare un'occhiata perché sono rimasta veramente colpita da questo prodotto, che è della linea Defense Tolerance, e penso proprio di andare a comprarlo non appena avrò finito tutti i miei struccanti. Anche da Fito hanno dato questa bustina qui, al cui interno appunto ho messo tutti i prodotti ricevuti. Prima fra tutto vi faccio vedere la cartolina carinissima di Shiseido. Sullo sfondo c'era Ginza, che è la città di Tokyo in cui è stata fondata Shiseido. Se si condivideva questa foto sui social con l'hashtag Tokyo Beauty Secret, infatti questa foto la trovate sul mio Instagram, e poi portando questa cartolina che ti stampavano loro istantaneamente direttamente lì, se la portavi a un punto, un corner Shiseido, ti davano degli omaggi. Quindi io sono andata il giorno dopo in rinascente a Milano a portare la cartolina e mi hanno dato degli omaggi che vi faccio subito vedere. Mi hanno dato due campioncini del loro nuovo profumo, che è Shiseido Heaver Bloom. Non ho avuto ancora l'occasione di provarlo, però molto molto gradito i campioncini dei profumi, soprattutto da portare quando viaggio nei miei mille viaggi. Poi mi hanno dato un campioncino di crema idratante da notte e della linea Ibuki. Queste qui sono i classici 7 ml di un campioncino. Invece poi del campioncino della crema giorno, che è sempre della linea Ibuki ed è una emulsione idratante con SPF 15, mi hanno dato questo campioncino carinissimo nel packaging, che sono 15 ml di crema. C'era poi lo stand per la presentazione del profumo di Zadig e Voltaire, che sono due stilisti, ed hanno appunto fatto queste nuove fragranze e rilasciavano anche loro questa bustina comodissima. Perché mi viene a dire bustina? Questa borsa sacca comodissima. Da Dior c'era appunto quell'attività carinissima di cui vi parlavo, per promuovere i nuovi rossetti. C'era appunto questa cabina in cui si entrava e si facevano le foto. Io vi faccio vedere le foto che ci siamo fatte con la mia mamma, che mi ha accompagnato molto molto volentieri a questo evento, appunto con i nuovi rossetti che ci avevano applicato della linea Dior Rouge. E in più lasciavano questa bustina che è adorabile, non penso di buttare questa bustina, con all'interno dei sample dei rossetti, vi faccio vedere. Il must have di questa collezione sono dei rossetti totalmente opachi. Il must have è il 999, questo qui, il matte, che è un rosso, proprio rosso Dior. La colazione durante l'evento è stata offerta da Babasucco e ho avuto l'occasione di provare alcuni dei loro succhi, tra cui l'iperproteico, che sapeva vagamente di latte di mandorla e non era affatto male, ma sono rimasta veramente molto incuriosita dai loro succhi. Questi qui sono i 6 che hanno in gamma, e c'è quello detox, quello digestivo, quello anti-age, tonico, drenante e proteico. Sono vegan, sugar free e gluten free. Li trovate sui social appunto come Babasucco. Sì, penso proprio che prima o poi li proverò tutti e 6. Da Lancome lasciavano questa bustina carinissima con dentro un mini rossetto. E io non lo so perché mi piacciono tanto queste cose mini, che si sarà sparso nella busta perché qui non c'è. E non so perché mi piacciono tanto queste cose mini, ma sono veramente adorabili. Questo è il mini rossetto con il simbolo di Lancome sopra ed è la tonalità numero 132, questo rosso super rosso. Da Chanel invece, oltre a farti provare i nuovi rossetti, di cui penso ci sia anche un video in cui la makeup artist mi faceva provare questo rossetto, che è una sorta di formula tipo tinta labbra, però non è così a lunga durata, sono anche quelli super matte, super opachi, nel senso che una volta applicati il lucido va via e diventano totalmente opachi. In più stavano promuovendo il nuovo profumo, ovvero lo Chanel Le Io Mi Sono Innamorata. Penso proprio che questo sarà il mio prossimo profumo, farò solo danni dopo il Glamour Beauty Show. E c'era una specie di giochino, si pigiava un pulsante e sopra questo schermo che ruotava stile slot machine si fermava poi l'immagine su uno dei due controsensi della donna. A me è uscito controllo ed eccesso, ed era proprio assolutamente mio. Quindi ti davano poi il braccialetto con scritto in inglese Compose and Excessive, vaporizzato con la nuova fragranza appunto di Chanel Le.
Nulla ancora si sente e ne sono completamente innamorata. Sparso nella borsa c'era anche il braccialetto che ho dovuto tagliare per togliermelo, al contrario, perché non si levava in nessun modo. Il braccialetto appunto che mi hanno dato all'entrata con scritto Beauty Reporter. Yes. L'ultima cosa di cui vi parlo è Fito. Mi hanno realizzato un'acconciatura fighissima che ho mostrato anche questa nel video che ho realizzato per il Glamour Beauty Show. E in più mi hanno dato due prodotti, di cui uno è full size e sono contentissima di poter provare perché mi piacciono da morire i loro prodotti. Io sono stata una grande fan quando c'è stato il boom della Fito, la crema quella Fito 9, la crema per tutti i giorni. Mi hanno dato questi due prodotti della linea Fito Elixir. Questo qui è un Avant Shampooing. Io il francese, praticamente è un olietto che va applicato sulle punte, sulle lunghezze secche come trattamento pre-shampoo ed è appunto il Fito Elixir per capelli ultra secchi. Questo qui è il sample che mi hanno dato e sono 10 ml di prodotto. L'ho già provato una volta e va applicato prima dello shampoo e tenuto in posa 10 minuti. Ma il prodotto super figo è questa crema lavante sempre per capelli secchi, sempre della linea Fito Elixir. Questo qui è in full size perché sono 30 ml e mi sono innamorata di come me l'ha spiegata e me l'ha raccontata la signora, la ragazza che c'era all'interno appunto del Glamour Beauty Show nello stand di Fito. È un prodotto molto particolare perché va applicato distribuendolo su tutta la cute goccia per goccia, proprio l'applicatore ci permette di distribuirlo goccia per goccia e va lasciato in posa e massaggiato bene ed è proprio una consistenza cremosa, una crema lavante che oltre a lavare i capelli li nutre profondamente, perché comunque questi sono prodotti ben formulati, li nutre profondamente e non solo nel giorno del lavaggio ma anche nei giorni a seguire, una specie di shampoo trattamento. Ora io l'ho spiegato sicuramente male rispetto a come me l'hanno spiegato lì, ma non vedo l'ora di provarlo. Ok, quindi questi erano tutti i prodotti che ho acquistato e che ho ricevuto al Glamour Beauty Show. Penso di aver fatto un video lunghissimo, io spero comunque vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!